Oggi vi faccio vedere come vedere, cancellare e disattivare la cronologia di visualizzazione e la cronologia di ricerca su YouTube. Lo faremo utilizzando l'applicazione ufficiale per la piattaforma dello streaming online, con una procedura che è praticamente identica sia per iOS che per Android e che vi permetterà proprio di accedere prima di tutto alla lista delle vostre ricerche e alla lista della vostra visualizzazione, decidere di cancellare o l'una o l'altra o tutte e due e soprattutto di disattivare queste funzionalità in modo tale da non dover ripetere questa operazione ogni tanto per cancellare la cronologia, qualora non vogliate venga memorizzata. Tutto quello che dovrete fare sarà avviare l'applicazione ufficiale di YouTube e tappare sull'icona in alto a destra, quella dove generalmente viene visualizzata la vostra foto del profilo. A questo punto dovrete cliccare la voce impostazioni e in questa sezione dovrete scegliere la voce cronologia e privacy. La prima cosa da fare per cancellare la cronologia delle visualizzazioni è selezionare la prima voce in elenco e dare conferma. Per cancellare invece la cronologia delle ricerche dovete selezionare la seconda voce in elenco e dare conferma. Per disattivare una o entrambe di queste funzioni non dovete fare altro che attivare la spunta accanto alla voce sospendi la cronologia visualizzazioni oppure accanto alla voce sospendi la cronologia delle ricerche. A questo punto il gioco è fatto. Dopo aver effettuato questa operazione avrete avuto modo di cancellare la cronologia delle ricerche, cancellare la cronologia delle visualizzazioni e di disattivare uno o entrambi i servizi. Insomma, è una cosa molto comoda da sapere, soprattutto in termini di protezione della privacy. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.